dobbiamo chiamare il bar Giomba. Chiamerei anche Vincenzo e Dario nel frattempo. Nel mentre facciamo entrare pure Vincenzo gli altri nostri amici profughi, sappiamo qua nel gommone abbiamo. Allora, ditemi voi. Un movimento sensuale. Un movimento muy sexy. Un movimento muy sexy. Che chi se viene sulla su con este baile che è una bomba. Voglio bailare in sottuna. Bomba. Ancora è una grappa. Veramente una Bar Giomba, buongiorno. Sentivo che si rumoliava, si stava rumoliando su un affare con un alieno, non ho ben capito. Che cos'è? Sì, sì, perché dovete sapere che al Bar Giomba una volta tanto, sì, come la manna che scende dal cielo, c'è tanto degli affari inaspettati. Bene, che ben vengano. La proverbiale botta di... di mulo. Ecco, mulo. Di culo. No, mulo, ho detto mulo. Vabbè, di gufo. Botta di gufo. Ma botta, comunque in radio non si può dire. Non si può dire, botta non si può dire. Vi ricordate la volta scorsa, sicuramente se lo ricorderanno pure i nostri 36.000 rotti, certo. Più 25. Che si è accasato al Bar Giomba un alieno. Sì, è vero. Ecco. Come si chiamava? L'alieno abbinazzato. Ecco. E aspetta, mi ricorda che si chiamava così. Ecco, si chiama esattamente così. Ho capito, lei è... Ovviamente è mio cugino. È cugino di Michele. Che in italiano fa? Era il cognome. Ricordiamo alla gente che sono onde cerebrali. È chiaro, quindi ancora se non avete colto il senso della comunicazione è solo questione di abito, dovete comunque studiare. Che è successo? Appunto. Perché non se lo sono venuti a poco? Se l'alieno abbinazzato non si è venuto a pigliare nessuno. Ora, siccome praticamente su futtivo mezzo Bar Giomba in mezza giornata, perché mangia come un leone. Come un scribble. Ecco, ho fatto di necessità virtù. L'ho messo a lavorare al banco. Vi dirò che è stato veramente un affare. Perché? Perché avendo 7 braccia, praticamente mi prepara 14 caffè in un niente. Bravo. Di necessità virtù. Di necessità virtù, come dice la Bonnie Mannini, certo. Ora parlando, è uscito fuori, dopo avermi raccontato le storie del suo pianeta. Perché comincia a capire. Che si chiama Tiriullalle. Peraltro sembrerebbe anche essere di stirpe nobile, perché Tiriù è il nonno, la è il padre, le è lui. E com'è Scru? Questi hanno i nomi a tre. Ecco. Giomba, che le posso dire? Dico, innanzitutto, qua, siccome gli amici sono tanti, perché stanotte c'è stato uno sbarco col gommone, perché li vengono a portare qua da noi. E ora scaricano direttamente. Cioè, la capitaneria di porto ormai ce l'avevo in mano. Niente. Se vede che hanno chitarre e cose varie, dice chi voce dei Bruno. Vai, scarica. Dovremmo portare che cosa? Caffè? Dario, caffè. Caffè, Vincenzo, Michele, ragazzi, se vanno a svegliare che hanno finito tamarindo, per me è un tamarindo. Queste cose sono sei caffè, due tamarindo con panna e uno liscio. La brioche sempre per una broscia per brioche. E c'è l'alieno ragazzo, cosa prendi dal bar? Capo a casa quanto vuole un pacione, dai. E allora dico, ci sentiamo la prossima. Mi raccomando, ditegliela a Tormento. Peraltro l'altra volta al Bar Giomba è arrivato un amico di Tormento, gli ho detto, ma che fai di vici Tormento? E mi ha detto no, Tormento è difficile che lo vedi, ma tu quando hai conti dice, li puoi intestare a un suo amico ingegnere, mi ha detto no. Sta cosa non funziona. Per ora Tormento è con la delegazione marziana. Continuiamo a dire che abbiamo tentato di chiamare il sindaco la scorsa settimana, impegnato, ci hanno detto. Sì. Doveva venire il presidente del consiglio comunale, per ora c'è molto riserva, anche il vicepresidente di. Vediamo di saperne qualche la cosa. Giomba, ci sentiamo la prossima settimana, che noi tentiamo di fare un piccolo. Esatto, finale. Lo faccio magari piccolo, non troppo grande. Arrivederci, ciao ragazzi. Ciao Giomba, grazie Giomba.